Salve, sono dentro un'auto da corsa a Imola Autodromo Internazionale Enzo e Tino Ferrari alla mia destra. C'è Nasca e partirò in pole position, ma adesso vi spiego tutto. Sapete, ho sempre amato le macchine, ho sempre visto i piloti come degli eroi e il gareggiare in pista è stato un mio sogno nel cassetto che però non avrei mai pensato di realizzare. Per molti sono noiose macchine che girano in tondo, ma per me sono qualcosa di magico, la ricerca della perfezione, la ricerca del limite, andare sempre più veloci. Insomma, ho visto tante macchine dal vivo, ho visto la Formula 1 dal vivo, ma non avrei mai pensato di entrare fisicamente in una macchina da corsa, però per una serie di fortunati eventi, eccomi qua, pronto a disputare il mio primo weekend di gara, anche se non avevo mai guidato un'auto in pista e non avevo mai guidato un'auto da corsa. Ma vi sembra uno che si tira indietro? No. Allora, in breve, questo weekend diventerò un pilota. Sì, un pilota. È nato tutto per scherzo, ma sono stato invitato a prendere parte al campionato di smart elettriche. Questa, che è la macchina di Sport Mediaset, sarà la mia macchina, con tanto di nome personalizzato. È appunto una smart elettrica, ma totalmente configurata e customizzata da gara. Qua ci sono tutte le altre macchine della griglia. Io in realtà ho già girato, ma prima di farvi vedere le mie peripezie in pista, torniamo a qualche giorno fa. Ah, sì, prima ho dovuto affrontare tutta una serie di visite per capire le mie condizioni fisiche. Ho dovuto fare un encefalogramma e mi hanno detto che sono effettivamente sano di mente. E come vedete nella mia testa è tutto perfettamente a posto. E poi mi hanno rilasciato la licenza per guida sportiva. Ero pronto. Arrivati a Imola, siamo in questo hotel vicino al circuito. Se penso che domani correrò in pista, devo dire che la cosa mi mette particolarmente ansia. Vediamo, adesso l'importante è riposare per bene perché domani all'alba iniziamo. Buongiorno Alberto! Tra l'altro avrei corso contro Alberto Nasca, mio collega youtuber. Solo che lui fa proprio il pilota e racconta le sue gare. Messo. Abbiamo i vestiti. Sì, ma non possono fare una roba a questi orari della mattina. Sai come si chiama questa? Super Pippo. Te lo giuro. Maglie ignifuga, sottocasco ignifugo, pantaloni ignifughi, calzini ignifughi. Mamma mia. Scarpette da pilota. Ci siamo? Belli come il sole. Allora, sta piovigginando, quindi non benissimo. Eccole! Wow! Fichissimo, ci sono tutte le macchine, tutti i meccanici. La mia? Ok. Assurdo. Mi sento dentro un gran premio. Eccola! Da-da! Cioè, qua dichiaro che se mi uccido, colpa mia. Buongiorno, tu sei? Nicola. E sei il mio meccanico. Sì, esatto. Cosa facciamo adesso? Il sedile. Fichissimo! Allora, io entro. Come altezza? Preferisci essere più alto, sì, un più po' più basso? alto, sì. Perfetto, come inclinazione? Va bene. Ecco, can. Ok. Nasca, venga qua. Consigli generali. La cosa più difficile di questa macchina è il freno. Tu inizi a prendere confidenza, vedrai che schiacciando la macchina non frena, devi schiacciarlo forte. Ogni volta che tu freni, volante dritto. Volante dritto. Sì, se tu arrivi in curva e tiri un pestone col volante storto, inizia a fare tutto così. Freno, occhio al freno. Qua appunto c'è l'ingresso alla pista con tutto quanto. In teoria tra pochi minuti noi dovremmo essere già in pista. Adesso c'è solamente una sessione di prove libere, quindi sarà abbastanza tranquilla. Tac. Ok, cinture. Dai. Ok, marcia dentro e andiamo, signori. Siamo in pista! Ma si fidano seriamente di me? Semaforo verde! Ragazzi, sono particolarmente emozionato! E si va? Ok, siamo effettivamente in pista, ragazzi! Primissima volta in pista, adesso andiamo tranquilli! Il piano era molto, molto, molto semplice. Non uccidermi, stare in pista, prendere confidenza piano piano. Ragazzi, sono in pista! Non ha senso tutto ciò! Mamma mia, se va! Ok, un giro più o meno l'abbiamo fatto. Se tu arrivi in curva e tiri un pestone col volante storto. Ok, mi sono girato. Nessuno ha visto niente. Si vola! Sì, vai, piccola, vai! Dai, dai, dai! Sono ancora vivo e questo è il nostro successo. C'ho il fiatone, ragazzi, non ho idea dei battiti a quanto sono, ma. Ah! Lo sapevo! Com'è?
com'è? Imola, una macchina da corsa, no, no, che roba, cioè, è? No, non ha senso. Wow. Montagne russe. Calmi, fatemi sedere. Ragazzi, io sono senza parole. Cioè, qua passavano Ayrton Senna e Prost, Schumacher, tutti sono passati. Wow, è un sogno che si avvera. Qua intanto adesso ci sono tutti i meccanici che sistemano, che fanno. Signor Nasca, dal primo 18 secondi hai preso. Beh, cioè, c'è di peggio. Sì, c'è di peggio. Beh. Dai. Ora, io ovviamente sono molto appassionato di auto, ma non ne capisco assolutamente nulla, quindi se volete vedervi i video tecnici andate a vedervi i video di Nasca. Quelle che però sono le mie impressioni sono: andare non va niente, è comunque una smart elettrica, di potenza non ne ha, la velocità tra l'altro è limitata a 130 all'ora qualcosa. Due cose sono spaventose però: la frenata e la tenuta in curva, nel senso che avendo le batterie sotto il baricentro è molto basso e anche se è uno scatolotto tiene un sacco, cioè tiene un sacco anche se mi sono girato due volte. È molto reattiva, va dove vuole. Ah, tra l'altro vi faccio vedere chi ha parcheggiato davanti a me: un certo Liuzzi, ex pilota di Formula 1. Già che ci sono vi faccio vedere meglio l'interno della macchina. Allora, questa è la situazione: abbiamo la guida, abbiamo il contachilometri, indicatore di batteria, questa sarà semplicemente per mettere la marcia e la modalità parcheggio, freno e acceleratore, qua immagino bisogni non toccare, quello dovrebbe essere il transponder, estintore, freno a mano e ovviamente essendo una macchina da corsa tutto ciò che non è esattamente indispensabile per la guida è stato rimosso, quindi via i sedili, via le cose, zero optional. Qua ovviamente c'è la cintura a 5 punti e poi c'è tutto il roll bar appunto per proteggermi da eventuali urti. La macchina di Alberto ha qualche problema tecnico, la sta controllando, quindi tu sei una di quelle persone che dà colpa alla macchina. Assolutamente sì, è sempre colpa della macchina quando fai cagare. Lezione importante per te che vuoi fare il pilota, Jacopo: è colpa della macchina sempre, mai colpa del pilota. Ah, però attenzione, non sono ultimo perché c'è un Mattia che è DNS, quindi non c'è. E adesso girano le Tesla. Vai Paolo, macchina in carica alla colonnina, andiamo a mangiare qualcosina perché stamattina non ho neanche fatto colazione, adesso l'adrenalina è scesa, se non prendo degli zuccheri mi cappotto. Allora, mangiato, poi mi sono riguardato i vari video. Ne ho approfittato per chiedere un po' di consigli ai vari piloti. In questo caso ringrazio tantissimo Massimo e Mattia, che hanno avuto tanta pazienza spiegandomi tutte le traiettorie, le cose, bla bla bla. Ormai ero un vero pilota, conoscevo i nomi delle curve a memoria. Tamburello, Villeneuve, Tosa, Piratella, Acque Minerali, Variante Alta e Rivazza. Pulmino Nasca al rapporto. Mi sono fatto un pisolino d'hotel perché ero distrutto. Ok, tornati in autodromo, pronti per le qualifiche. Ah, ma è qua la cap, quella importante. Ora briefing. Ok, briefing fatto, sono di nuovo ignifugo. Ok. Macchine pronte. Vito Antonio, posso disturbarti? Sì. Allora, com'è essere un pilota di Formula 1? Adrenalina pura. Un vero proprio, io dico, orgasmo, perché è qualcosa di incredibile. La velocità che si prova in una Formula 1, perché non c'è niente di paragonabile. Sì. Quindi il momento più bello che ti ricordi? Ma forse il mio debutto proprio qui a Imola nel 2005. Sì. Quando entrai a correre per la Toro Rosso e debuttai di fronte al pubblico italiano. In griglia di partenza mi trovo a fianco Michael Schumacher e David Coulthard. Quindi un po' di FIFA ce l'avevo. Un consiglio assolutamente importante: se sei incerto tieni aperto, questo è la, se la sei base, incerto tieni aperto, la base di tutto. Ok, dai, buona qualifica. Siamo pronti. È bello perché c'è chi è super teso e chi invece ride, scherza, gioca. Che si dice qua? Sì, siamo pronti? Siamo pronti. Caldo, caldissimo. Ci sono delle priorità qua. Qualifiche, signori, qualifiche. Parte il nostro giro veloce, cercando di rimanere più dritti possibili. Pizzichiamo il cordolino qua a sinistra, stiamo esterni, staccatona e il tamburello. Dentro. Bella. Molto bene. E pronti per la Villeneuve sul freno. Ora. Entriamo belli veloci. Frenatona ora. Bella. Va bene. La Piratella. Sì. Pronti per le Acque Minerali. Non tantissimo. Ok. Tac, bella. Mamma mia che tensione. Variante Alta. Cordolo sulla sinistra. Staccatona. Pizzichiamo il panettone giallo. Anche qua usciamo belli aggressivi sul cordolo, lo sfruttiamo tutto, sfruttiamo ogni centimetro di pista. Staccatona della Rivazza. Ultima curva e così il nostro giro.
Ok, ok, allora, non so se si sono staccate le GoPro, non ci ho capito più niente, ho sentito bip 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 bip. Qualifiche fatte. Ero convinto di aver fatto un tempo migliore, ma comunque mi sono migliorato rispetto a stamattina. Però le sensazioni sono migliori, so quello che sto facendo, ho applicato un po' di consigli. Partirò ultimo, c'è ancora un po' di roba da migliorare. È assurdo quanto queste cosettine siano divertenti. E poi, cavolo, considerate che ovviamente zero controlli di niente, di frenata, di zero, sono solo io, l'acceleratore e il freno. E quindi in un attimo si perde completamente la macchina. In 20 minuti mi sembra di aver faticato come una corsa di 2 ore. Però wow. E adesso però arriva il momento più bello di tutti. La grigliata. Ma è vero che Liuzzi è dietro di me? Sì. Liuzzi? Sì. Parte dietro di me, io mi preoccuperei un po' in partenza. Rettifico, partirò terz'ultimo davanti a Vitantonio Liuzzi, che deve aver preso penalità perché ha superato in bandiera rossa, e davanti a un altro che ha preso un'altra penalità. Posso dire di essermi qualificato davanti a un pilota di Formula 1. Cioè, qualità. Buonanotte. Autodromo, buongiorno. C'è un po' di tensione tra i piloti, ma noi siamo tranquilli. Parto terz'ultimo. Sono in ritardo. Dai. Ok. Andiamo. La macchinina è qua, sta bene. Meccanico, andiamo, sempre operativo. Ritardo. Signori, prima gara della mia vita a Imola contro ex piloti di Formula 1, gente che fa questo da sempre. Vai. Dovete sapere che nelle Smart non c'è solo una gara, ce ne sono due, quindi strategia semplicissima, fare ancora pratica per dare tutto nell'ultima gara. Niente, mi hanno già passato tutti, ma noi ci siamo. E quindi mi sono goduto i 15 minuti da solo, senza nessuno che mi desse fastidio, prendendo sempre più confidenza. Ma soprattutto arrivando ultimo avrei avuto un grandissimo vantaggio in gara 2. Signori, prima gara della vita portata a termine. Sono fradicio. Bello. La cosa divertente è che oggi pomeriggio c'è gara 2. E gara 2 si parte a posizioni invertite. Quindi chi è arrivato primo parte ultimo. E io, che sono arrivato ultimo, partirò primo. Quindi, in realtà la mia era tutta una strategia. Podio. Grandi. È bello perché vedi chi è super contento e chi invece sta proprio rosicando dentro. Si vede dalle facce. Io sono probabilmente quello più sereno di tutti. Buonanotte, piccolo Alberto. Qua c'è sempre il torneo, quello veramente importante. Adesso alle 15, gara 2. Comunque questa cosa che gara 2 si parte tutti invertiti è bellissima. Nel senso che rimescolando un po' la griglia permette a tutti di divertirsi. Che è proprio l'anima e la base di questo campionato. Tutte le macchine sono tutte uguali. Al termine di ogni gara le macchine vengono fondamentalmente smontate, si toglie la scocca e vengono invertite. Ogni macchina uguale, conta solo l'abilità del pilota. Infatti io sono arrivato ultimo, ma adesso parto primo. Tra l'altro prima fila di fianco a me il buon Nasca, che ha giocato la strategia di arrivare penultimo apposta per potersi giocare gara 2. Neanche te hai giocato la strategia, sì, di arrivare l'ultimo apposta. Tutta strategia. E poi insomma io sarò un po' il suo scudiero, il tuo Bottas. Il mio Bottas. metri di storia, di imprese leggendarie, di grandi campioni e momenti anche terribili che comunque hanno fatto la storia del motorsport. E questa è l'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. La prima fila sarà composta da due youtuber, in questo caso da Jacopo Iachidale, che è presente in questa gara sulla Media Car Sport Mediaset, e in prima fila al suo fianco ci sarà Alberto Nasca. Ti giuro, non vorrei essere nei panni dei primi, però pensa alla fortuna di uno youtuber come quello di Sport Medias, di Iachidale. Prima gara, prima sessione di libere, prima qualifica, prima pole position della vita, tutto in un weekend. E penso che sarà anche una bella emozione, una gran bella emozione per lui. Un minuto alla partenza. 30 secondi, eccoli, allo spegnimento, il via del Gran Premio di Imola, che parte adesso! Eh sì, e ci siamo, partiti. Scattata la Smart IK! Buona partenza! Sono primo! Ciao mamma, sono primo! Eccoci qua, allora attenzione, andiamo a vedere subito la prima parte! Buon lavoro di squadra! Sì,
Prova a difendersi, Yakidale. Dietro sono tutti scatenati. Non sarà facile. Potrebbe essere una fase favorevole ad Alberto Nasca, che infatti spinge a mille all'esca. Vai Nasca, vai! Vai Albi! Ah! Argo Khan! Ah, mi hanno preso dappertutto! Ah, aiuto! Aiuto! Ah, mi stanno abbassando tutti! Mamma mia, che ansia! Dai, perlomeno ho fatto il primo giro senza finire ultimo il primo giro. Ok, come non detto, mi hanno poi superato tutti quanti nelle due curve successive. Ah, e ho anche quasi rischiato di ribaltarmi malissimo. Oh là là, coda per Yakidale. Ma avevo lottato con campioni mondiali, con ex piloti di Formula 1. Soprattutto avevo provato in prima persona l'adrenalina, l'emozione di essere dentro una macchina da corsa, dove il tempo si ferma e ogni centesimo di secondo diventa una vita. Dove non conta chi sei, ma conta quanto vai veloce, quanto rischi. E dove però, se sei un ex pilota di Formula 1, disintegri tutti. E allora vita Antonio Liozzi! Grazie, grazie! Grandi! Grazie, grazie! Grazie ragazzi, grazie! Liberatemi da questo inferno! Sono matti! Sono tutti matti! Ma se... Sono matti! Mi hanno passato da destra, a sinistra, sopra, sotto... Mi hanno anche tolto... Mi hanno rotto lo specchietto e... come a Milano. Funzionato. Oh, non c'è. Ho provato a vincere. Vai Albi! E primo di gara 2, giustamente, il mitico Vita Antonio. Che dire, un sogno che si avvera. Ringrazio tutti quanti i piloti, ringrazio Sport Mediaset per avermi prestato la loro vettura ed essersi fidata di me, ringrazio Max, ringrazio Massimo per i consigli, ringrazio Imola per essere una pista fantastica, ma soprattutto, sarà un po' banale, ma ringrazio tutti voi che mi seguite, che mi permettete di fare esperienze sempre più folli. E questo è solo l'inizio, ve lo prometto. Piccolina, è stato un piacere, scusa per il paraurti e rip piccolo specchietto. Gara 2 è stata la roba più divertente del mondo, con tutti quanti, bordello, casino, bello, 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 bello. Quindi, altra esperienza matta portata a termine da Yaki, dalle Smart, ma soprattutto dall'autodromo di Imola. Era tutto, ci vediamo prossimamente con prossimi video, ma soprattutto prossime avventure ancora più matte. Alla prossima, ciao 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 ciao.